Perché il D-19 dell'Itavia è caduto il 27 giugno del 1980? È chiaro che i dati dei radar sono il punto focale delle indagini. Rosario Priore riesce alla fine a confiscare parti delle telefonate registrate tra le stazioni radar. In carica dell'analisi dei nastri il consulente fonico Giampiero Benedetti, ma anche il suo lavoro viene ostacolato. Un elenco che c'era stato dato abbiamo scoperto che era sbagliato. Volutamente, no, non lo so, però era sbagliato. Cos'era successo? Io non voglio mica dire che lì era più difficile falsificare, nel senso che coi sistemi di allora erano dei nastri. I nastri si tagliano oppure i nastri, cosa succede? Si può mettere, interromperli, mettere dei rumori sopra. Io credo, su un depistaggio io ci credo. Come. Dopo anni di lavoro, Benedetti riesce a decifrare i nastri e scopre alcuni dettagli terribili, tra cui la conversazione tra due operatori della stazione radar di Poggio Ballone, in Toscana. Uno dei due non ha attaccato bene la cornetta dopo una telefonata e il suo discorso con il collega venne registrato per errore. Cioè è stato sopraffatto da una situazione aerea che poi alcuni hanno definito una specie di preludio a uno scontro bellico di grandi dimensioni. Infatti c'è il capitano di Poggio Ballone che riferisce, dice, quella sera, parlando in casa, in famiglia, siamo stati a pochissima distanza dallo scoppio di un terzo conflitto mondiale. I nastri non sono l'unico mistero. Il 18 luglio 1980, quasi 3 settimane dopo l'incidente di Ustica, è rinvenuto sulla Sila un aereo da combattimento, un MiG-23, completamente distrutto. Paese di provenienza, Libia. La caduta del caccia intercettore libico desta sospetti. È davvero avvenuta il 18 luglio, come sostiene l'aeronautica italiana? Qui di date ne sono state dette e date tante. Di data certa ce n'è solo una, ed è il 18 luglio 1980. La sera del 27 giugno il MiG-23 sicuramente non era in volo, o se, non lo so, fosse stato in volo non era certo su Ustica. Rosario Priore dubita delle dichiarazioni dell'aeronautica. Io ho interrogato Clerici, sì. Il capo della CIA a Roma ci dice apertamente che lui manda i suoi uomini in Sila qualche giorno prima che avvenga la scoperta della caduta. Tralasciando il fatto di quando sia caduto il MiG sulla Sila, è curioso che anche sui nastri del 27 giugno si parli di un MiG. Pronto? Ti devi passare col tasso. Non ho capito. Sì, com'è il TST del MiG? Lo mettiamo? TST. Aspetta. Si sentiva parlare di un MiG, che in quel momento lì, visto che era stato detto che nei cieli non ci doveva essere niente, non c'era nessun aereo da guerra, eccetera, aveva poi dopo ha portato ai vari collegamenti e alla possibilità che fosse connesso col MiG della Siria. I periti della commissione d'inchiesta non hanno mai visto l'aereo libico. Il relitto fu rispedito in Libia negli anni Ottanta. Carlo Casarosa e i suoi colleghi si dovettero accontentare delle foto scattate alle singole parti dell'aereo. Queste mostrano chiaramente fori di proiettili,
un dato che l'aeronautica italiana giustificò con una storia a dir poco grottesca. Poi fu detto che sui pezzi del MiG ci fu fatta una prova di scoppio di teste di guerra presso l'Air Fair, e quindi anche se ci fossero state, certamente potevano essere attribuibili a questo evento. Però di queste prove non è stato trovato traccia presso l'azienda. La caduta del MiG libico e le circostanze misteriose in cui è avvenuta sono ancora fonte di speculazioni, non solo nella stampa, ma anche tra gli inquirenti romani. La voce che è stata raccolta nell'inchiesta è che Zafi dovesse raggiungere Varsavia per un trattato con la Polonia di scambio di grano polacco contro petrolio libico. Però documenti ufficiali non ci sono stati dati né dalla Giamarria di Libia né dalla Repubblica Polacca. Sta di fatto che noi sappiamo che a Marsala, al centro radar militare, avevano una informativa per un volo VIP in partenza dalla Libia che effettivamente viene rilevato dai radar e che al momento dell'incidente compie una specie di virata e si dirige verso Malta, mentre la sua rotta originaria doveva essere, diciamo, verso il nord e passare esattamente nel punto in cui è stato abbattuto il 19 di Ustica. Forse il leader libico Gheddafi doveva essere vittima di un attentato la sera del 27 giugno 1980? In un discorso alla Nazione del 2003, Gheddafi ha sostenuto questa teoria. La caduta dell'aereo di linea italiano è stato il frutto di un tragico scambio. È una miccia per i media italiani. L'Italia aveva con la Libia, ex colonia, un rapporto particolare, sia dal punto di vista economico che politico. Una vicinanza che disturbava gli altri paesi membri della NATO. Molti paesi avevano sicuramente relazioni difficili con la Libia, in modi diversi, soprattutto in quel periodo, lo sappiamo, compresi gli Stati Uniti. Il clima, diciamo, geopolitico nel 1980 intorno all'Italia era un clima estremamente caldo. Noi avevamo stabilito un accordo di neutralità con i gruppi del terrorismo palestinese, medio orientale, per cui consentivamo il transito in Italia non soltanto dei terroristi ma anche delle armi, e questa cosa non piaceva agli americani. Avevamo un rapporto privilegiato con Gheddafi per il petrolio e per molte commesse anche che c'erano in Libia, e questa cosa non piaceva ai francesi, che nel Chad invece combattevano Gheddafi. Un attentato al leader libico da parte di un paese della NATO? Nel 1990 l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sostenne di non essere stato a conoscenza di nulla. Cosa si può fare per accelerare la verità su Ustica? Quali iniziative possono essere assunte? No, questo è... Io rispetto... In questo paese io rispetto la funzione giurisdizionale. Chi ha da lamentarsi dei giudici ha gli strumenti giuridici per farlo nelle sedi appropriate, che sono le sedi giurisdizionali. Tutto il resto è confusione che non giova alla verità. Nel 2008, in un'altra intervista, Cossiga dice una cosa ben diversa. I nostri servizi segreti, quando io ero presidente della Repubblica, informarono l'allora sottosegretario Giuliano Amato e me che erano stati i francesi. I francesi sapevano che sarebbe passato l'aereo di Gheddafi. Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovito, appresa l'informazione, lo informò quando lui era appena decollato e decise di tornare indietro. Trent'anni di bugie, insabbiamenti e speculazioni. Che cosa si dovrebbe credere? E soprattutto, a chi credere? Non sapeva niente nessuno, poi sono affacciate tutte. Nave da guerra, sono tutte. Perciò è inutile che vanno a dire volevamo abbattere a Gheddafi, perché nessuno, se parla una nazione di questo, a dire volevamo abbattere questo. L'errore umano ci sono stati sempre.
e tutt'oggi ci sono, però possono anche dire la verità. Finché i custodi della verità non parleranno, Pasquale Diodato e gli altri parenti delle vittime non smetteranno di essere tormentati dalle domande. Come sono morti? Sono morti sul colpo o hanno sofferto? Sono cose che fanno male. Purtroppo non è il fattore che... Qui dentro c'è sempre qualcosa. Però non si vede. Lo immagino io, però non si vede. Finché i custodi della verità non parleranno, nemmeno i periti potranno provare le loro teorie. Ad esempio, la teoria della bomba. Chi la sostiene ritiene che il 19 sia esploso a causa di una bomba nascosta nella toilette posteriore destra. Ma non ci sono prove conclusive. E non hanno prove nemmeno Carlo Casarosa e gli altri periti, secondo i quali sui rottami vi sarebbero i segni di un caccia che avrebbe provocato la caduta per errore dell'aereo di linea. Forse il MiG libico è la teoria della quasi collisione, anche questa non provata. Perché gli 81 passeggeri a bordo del DC-9 sono dovuti morire? Una risposta a questa domanda non può essere fornita nemmeno dalla teoria più spettacolare che è stata formulata, secondo cui l'aereo di linea è stato colpito da almeno un missile aria-aria. Poco prima dell'impatto, il missile sarebbe esploso, colpendo con le sue schegge tutta la fusoliera.